Sono Michele Rizzo, urologo di Trieste. Oggi abbiamo visto degli impianti infrapubici con il professor Antonini, una tecnica efficace, sicuramente interessante e che è giusto approfondire per tutti quelli che sono degli impiantatori, insomma una tecnica che può arricchire il bagaglio tecnico degli impiantatori di protesi peniene. L'accesso infrapubico permette un più semplice posizionamento del reservoir. Non si utilizza il divaricatore di Scott, non servono in molti casi, come invece facciamo nel penoscrotale, anche se in quel caso non serve la dilatazione dei corpi cavernosi. C'è sicuramente una minor manipolazione dello scroto e quindi un minor rischio di sviluppo di edema dello scroto. Soprattutto è stato interessante vedere l'efficacia anche in casi complessi di pazienti con fibrosi peniena per pregressi interventi di prostatectomia radicale.